Ed eccoci tornati in studio in diretta, eccoci pronti per una nuova puntata di Market Star. Come sapete, il primo mercoledì del mese tendenzialmente facciamo il punto della situazione con Sara Silano. Buongiorno Sara, bentrovata a Morningstar Italy. Buongiorno a tutti voi e bentrovati. E appunto con le analisi di Morningstar che vanno a dettagliare maggiormente nello specifico quello che sta accadendo sui mercati alla luce dei fatti più importanti che in qualche modo vanno ad influire anche sulle scelte degli investitori, quindi questo è un po' il collegamento che cerchiamo sempre di dare in questa mezz'ora decisamente ricca di spunti. Ci siamo lasciate alle spalle le elezioni europee, partiremo da qui con Sara Silano ed è un piacere salutare nuovamente Giovanni De Mare, Director Italy Sales di AllianceBernstein, che torna a trovarci in studio. Buongiorno, bentrovati. Bentrovato anche lei, anche con voi cercheremo di fare una panoramica di quelli che sono, diciamo così, le opportunità di investimento proprio a partire dai grandi macro temi che ci accompagnano ogni giorno. Certo, assolutamente. Allora Sara, come detto, le elezioni europee ormai sono archiviate, sicuramente dobbiamo ancora capire, no, quali risvolti ci saranno effettivamente dai risultati che abbiamo visto, però cosa ci hanno insegnato in qualche modo da un punto di vista del rischio politico, perché di rischio politico si è parlato enormemente. Sicuramente il tema del rischio politico è un tema che è cambiato per effetto della globalizzazione e comunque anche queste elezioni ce l'hanno dimostrato. Un tempo, quando si faceva riferimento al rischio politico, ci si riferiva spesso e soprattutto ai mercati emergenti. Oggi ha un senso, probabilmente ha assunto un'accezione più liquida questo concetto rispetto al passato. C'è la possibilità che quella che viene, insomma, definito come rischio politico, la possibilità, no, di incorrere in delle perdite proprio a causa di politiche economiche, di politiche fiscali, di malfunzionamento del sistema giudiziario, di cambiamenti legislativi, di instabilità istituzionale e così via. Quindi questa accezione del rischio politico è un po' cambiato proprio per effetto della globalizzazione e soprattutto quello che è rilevante è che non può essere comunque ignorato da parte degli investitori in nessuna parte del mondo. Le elezioni politiche in Europa ci hanno lasciato uno scenario forse meno drammatico di alcune previsioni, cioè non abbiamo avuto questa maggioranza euroscettica, ma sicuramente abbiamo una situazione di un Parlamento che ha frammentato e quindi bisognerà vedere come si formerà una linea coerente e univoca all'interno dell'Europa. Esatto, poi c'è l'aggravante, no, di quello che è successo nel tema Brexit in Gran Bretagna, ma ci arriviamo tra poco, insomma, con il significato dell'uscita di scena di Theresa May proprio in vista anche del prossimo Parlamento europeo, questo è chiaro. Allora, dottor De Mare, a questo punto io andrei mirata sulle opportunità di investimento, anche dopo le premesse che sono state fatte da Sara Silano. Certo. E nel contesto politico che si è tracciato in Europa, sicuramente noi più che commentare in senso puramente politico andiamo a guardare quali possono essere gli aspetti che questo ci presenta. Beh, sicuramente abbiamo un approccio più di venture capital. Quello che ci interessa guardare in Europa è chiaramente la struttura dei bilanci delle aziende in cui andiamo a investire, l'indebitamento di queste, anche perché l'indebitamento della società è molto sensibile all'aumento dei tassi di interesse. Chiaramente nel momento in cui questi aumentano si ha un riverbero sulla struttura di bilancio, quindi attenzione al free cash flow, al return on investment, a quello che può essere la ciclicità degli utili, perché è un altro elemento che ci dà stabilità negli investimenti. E stiamo guardando tre temi in particolare sulle aziende europee, che un po' sono anche trasversali per diversificazione dei profitti su altre aree, che sono quelle aziende che stanno subendo dei cambiamenti positivi nel loro modello di business, qualche esempio Peugeot per esempio, piuttosto che Hugo Boss o Enel per esempio come nomi, alcuni che hanno dei vantaggi competitivi rispetto ai competitor che magari non sono ancora espressi nei prezzi, nelle quotazioni, Valeo per esempio, AirCap o KBC, e alcuni miglioramenti che invece possono essere, diciamo, tipici di forti dinamiche che si operano all'interno dei settori in cui queste aziende operano, per fare qualche esempio Buzzi, Unicem oppure Airbus o Capgemini per esempio. Quindi questo è quello che ci connota, una ricerca interna, una visione di lungo termine, perché al di là di qual è lo scenario politico, sicuramente quello che ci interessa è guardare la profittabilità delle aziende in cui investiamo. Assolutamente sì, poi torneremo anche su un concetto fondamentale che è quello un po' della differenziazione, perché poi proprio in questi scenari, no, ormai il mercato ci insegna che non si può mai essere
tranquilli, cioè bisogna sempre stare alla finestra, e quindi ci sono delle parole chiave che noi ribadiamo e ripetiamo ogni volta. A proposito di incertezza, torniamo su quella politica che poi si traduce anche in incertezza economica, ovviamente, quando ci sono troppi punti interrogativi. L'uscita di scena di Theresa May, perché se non ricordo male, Sara, la puntata precedente era proprio a ridosso delle ultime decisioni in tema Brexit, no? Quindi ci eravamo interrogati sui vari scenari che avrebbero potuto poi presentarsi. Ora lo scenario sicuramente è più preciso, cioè Theresa May se ne va, lascia, non è riuscita a portare a termine la Brexit, e però ancora rimangono tante questioni aperte. Assolutamente, diciamo che il tema Brexit ci accompagna in tutte le trasmissioni di quest'anno, ci aveva già accompagnato un po' l'anno scorso, e il fatto, l'unica cosa certa è l'aumento dell'incertezza dopo l'addio di Theresa May. Non c'è una grossa visibilità, diciamolo, su quali potranno essere le vie e gli sviluppi di questa uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, non ci sono grandi indicazioni derivanti da quelli che potrà essere il successore, da chi potrà essere il successore. Ricordiamo che comunque anche il Partito Conservatore è spaccato, quindi ci sono differenti visioni su Brexit da tutte le parti, e possiamo dire quindi che effettivamente le incertezze sono aumentate. Questo è forse l'unico dato che possiamo dare per certo in questa fase e in questa situazione. Chiaramente gli investitori cosa possono fare? Cercare di indovinare dove si andrà è difficile, ma anche abbastanza probabilmente inutile. Meglio concentrarsi probabilmente su quelle che sono le valutazioni delle aziende, considerare gli aspetti fondamentali e considerare quello che potrebbe essere un impatto di questa incertezza sull'economia inglese. Ottimo, quindi insomma bisogna avere lo sguardo ad ampio raggio, sicuramente a 360 gradi, aperto totalmente a tutte le varie possibilità. Le varie possibilità senza cercare di indovinare gli scenari, appunto. Perché poi stiamo cercando di essere un po' lungimiranti, però insomma poi analizzando volta per volta, step by step, no? È quello che dicevamo poco fa. In un contesto prettamente economico, dottor De Mare, l'inflazione continua a essere il grande assente. Non so se è d'accordo, e se sì, cosa ne pensate? Sì, assolutamente. La crescita economica, nonostante i mercati azionari nel mese di maggio hanno rispettato il famoso adagio sell and go away, no? Sì. Di fatto, infatti, la crescita economica resta comunque continua nella sua stabilità, e per evitare brutte sorprese sostanzialmente sarà obiettivo degli investitori tenere un po' sotto controllo l'inflazione, un po' perché questa tende a far cambiare la politica monetaria nei vari paesi. Ad oggi è un grande assente, come diceva giustamente lei, perché in effetti gli elementi che potrebbero causare una pressione inflazionistica, che l'aumento dei salari per esempio negli Stati Uniti, piuttosto che il prezzo del petrolio che rimane ancora basso su scala globale, o il rafforzamento del dollaro, cosa che vediamo non sta accadendo, perché anzi l'euro sta recuperando un po' di terreno, sono tutti elementi che tendono a non verificare, non dare pressione da un punto di vista inflazionistico. Bisogna fare attenzione, perché se questa si presentasse, siccome negli ultimi tempi abbiamo visto un'espansione dei multipli dei prezzi delle azioni grazie alle politiche monetarie, alla liquidità che è arrivata sui mercati, chiaramente tassi bassi, nel momento in cui questa risalisse chiaramente ci sarebbe una restrizione da parte delle politiche monetarie, e quindi i multipli tenderebbero a comprimersi e chiaramente le azioni tenderebbero a scendere. Certo, quindi l'atteggiamento, io chiedo sempre l'atteggiamento, come rapportarsi a tutto questo? L'atteggiamento è sempre un po' di attenzione, sostanzialmente non c'è il problema oggi, lo teniamo sotto controllo, perché l'unico paese che potrebbe avere uno stimolo di tipo inflazionistico sicuramente verrebbe dall'economia più sana, che quella statunitense, a seguire quella di alcuni paesi emergenti. Ci sono dei casi in cui c'è più sensibilità all'inflazione, per cui lei raccomanda ancora maggiore attenzione, fermo restando che l'attenzione vale per tutti. Certo, l'inflazione tendenzialmente è presente nei paesi in cui c'è buona salute economica, chiaramente nel momento in cui questa si verifica sono quei paesi che tendono a scaricare una maggiore pressione inflazionistica. Oggi, guardando il dato di crescita globale dell'economia, sostanzialmente è stabile, perché alcuni paesi sono un po' dietro le aspettative, altri sono un po' più in crescita, chiaramente più alcune zone dei paesi emergenti, ma comunque l'economia che per definizione fa da trano è sempre quella statunitense, anche se chiaramente le azioni dei paesi statunitensi non sono necessariamente una proxy del mercato americano, ma sono, per diversificazione dei profitti delle stesse aziende, una proxy del mercato globale. Quindi
Ottimo, Sara Silano, con te volevo rimanere ancora un attimo su un discorso di tornate elettorali, perché alcune tornate elettorali hanno riguardato anche i paesi emergenti, per esempio India, Sudafrica e Indonesia. Anche qui mi piacerebbe capire, secondo voi, qual è il messaggio per gli investitori, il messaggio che è arrivato da queste consultazioni. Sicuramente se ne è parlato di meno, ma dal punto di vista di investitori che diversificano su più aree geografiche è un aspetto importante. Ci sono state appunto diverse importanti tornate elettorali, abbiamo citato l'India, Sudafrica, l'Indonesia, dove sono stati di fatto riconfermati i leader democratici e quindi in qualche modo è stato dato loro il mandato di proseguire verso un progetto e un programma di riforma strutturale per stimolare la crescita. Chiaramente gli occhi sono... L'attenzione è stata rivolta in modo particolare all'India, la più grande democrazia del mondo, di fatto la posizione di Modi è stata rafforzata e la sua sfida sarà proprio quella della crescita economica, perché ci troviamo di fronte a dei problemi di crediti deteriorati in questo paese, che è molto serio. C'è una tendenza dell'economia e dei consumi ad indebolirsi, quindi il suo programma di riforme sarà una vera sfida per mantenere comunque dei tassi di crescita sostenibili, far fronte a questi problemi strutturali, far fronte a dei problemi ad esempio della burocrazia e quant'altro che da sempre hanno rilevanza in questo paese. Anche in Sudafrica il tema della crescita economica è un tema importante, diciamo che però c'è un filo conduttore che unisce tutti i paesi emergenti, che è quello delle tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e la Cina. Ecco, questo è un tema che in qualche modo dovrà dipanarsi. Certo. Perché questi mercati possano comunque guardare al futuro anche in una prospettiva positiva. È comunque un elemento di incertezza per questi mercati. Ecco, a proposito di sguardo al futuro, dottor De Mare, mi piacerebbe rimanere sul tema paesi emergenti per capire che cosa può essere premiante quando si parla di paesi emergenti. Certo, sicuramente nei paesi emergenti abbiamo diverse opportunità, sono considerati più di 50 paesi all'interno di questo basket di investimento, ognuno con delle caratteristiche diverse. Chiaramente i paesi più rappresentativi, di cui prima si accennava anche in virtù delle elezioni che ci sono state recentemente, come riflesso economico, come scelta di investimenti, chiaramente orientano un pochettino gli investitori. Sicuramente il rinnovo del mandato da parte di Narendra Modi in India, quale impatto da un punto di vista finanziario di scelte può avere su un investitore? Beh, sicuramente il tessuto finanziario di quel paese è l'ossatura di una crescita economica. Lui aveva promesso di portare una crescita economica intorno al 7%, quindi di essere uno che aveva ridotto la corruzione nell'apparato statale, di aver in qualche maniera attuato una serie di riforme economiche. E il sistema finanziario in India è molto particolare, molto frammentato e molto diversificato, e ha subito anche recentemente una crisi di liquidità. Qual è la cosa singolare di questo settore? Sicuramente il modo con cui molti imprenditori si finanziano sul sistema appunto indiano, dove la maggior parte di questi piccoli imprenditori nelle aree rurali usano dei banchi di pegno, dove materialmente depositano il loro, quindi a garanzia del finanziamento che poi utilizzano all'interno della propria azienda. Quindi sono queste aziende che hanno una creazione di utili molto, molto forte, sostanzialmente più stabili, assente anche la crisi di liquidità. Quindi questo può essere un tema di investimento interessante in India, o anche per esempio l'healthcare, che è un paese chiaramente così grande in termini di popolazioni, ha delle aziende come Apollo Hospital, che per esempio è un'azienda che fa telemedicina a distanza, quindi sostanzialmente ha nei grossi centri i principali ospedali, ma nelle zone rurali al nord dell'India, per esempio nelle zone più come dire, lontane dal centro, si riesce a curare la popolazione locale tramite telemedicina e al contempo anche attrarre dei medici qualificati con un sistema di remunerazione molto interessante. Quindi parole chiave quando parliamo di paesi emergenti, io la mia domanda era cosa possa essere più premiante, non so, selettività, approccio multi-asset, queste sono un po' le indicazioni che certo. In qualche modo vi sentite di dare, no? Assolutamente. Poi no. Fermo restando che, come ha detto lei, delle opportunità situazione, quindi diverse opportunità, diversi approcci, quello sicuramente, però se volessimo generalizzare questo potrebbe essere corretto. No, un approccio corretto sarebbe un multi-asset che investe sia in equity, in credito dal punto di vista aziendale e anche quindi corporate, certo, dall'altro, certo. E anche sovereign, quindi mixato in una soluzione multi-asset sicuramente ha più senso.
Allora, incertezza geopolitica, sarei insisto su questi concetti con te, ma perché poi tra poco peraltro andremo su temi più di investimento anche relativi all'analisi di Morningstar, però mi interesserebbe capire ad aprile, a causa proprio dell'incertezza geopolitica, se gli investitori in qualche modo hanno mostrato avversione al rischio, comunque se hanno mostrato qualche atteggiamento particolare, qualche comportamento particolare. Diciamo che è difficile legare il discorso geopolitico elettorale agli atteggiamenti degli investitori. I dati che Morningstar ha sulla raccolta dei fondi comuni di investimento, dati a fine aprile, quelli di maggio sono ancora in elaborazione, registrano in realtà un rialzo, forse lo possiamo vedere. Ecco, in realtà sono stati flussi netti positivi, quindi non c'è stata fuga dagli investimenti in un contesto preelettorale. Abbiamo avuto flussi netti positivi per 22 miliardi di euro in tutta Europa, se contiamo anche i monetari. Però che cosa ha trainato? Hanno trainato soprattutto i fondi obbligazionari. Gli azionari hanno continuato a registrare dei deflussi, anche se meno rispetto a marzo, sono tornati positivi, questa è una notizia anche positiva, i bilanciati, i fondi bilanciati che dal settembre del 2018 invece stavano continuando ad accumulare dei riscatti superiori alle sottoscrizioni, mentre rimane ancora diciamo più difficile la situazione degli alternativi, ancora con il segno meno. Se guardiamo poi alle categorie, sicuramente gli azionari Eurozona hanno subito dei deflussi e questo è forse l'unico tema che potrebbe più direttamente essere collegato all'incertezza elettorale, però non è neanche il primo mese in cui vediamo questi deflussi e poi l'abbiamo visto anche sugli azionari ad esempio degli Stati Uniti. Forse il trend più interessante rimane quello del rapporto tra fondi indicizzati e fondi attivi, dove diciamo che l'81% dei flussi totali ad aprile è stato si è diretto verso delle strategie indicizzate. Quindi oggi nell'equity, nel segmento azionario, il 30% degli asset è ormai in strategie indicizzate. Ripartiamo dalla parola incertezza anche con lei, dottor De Mare, perché poi quando c'è incertezza, volatilità, ci si chiede sempre quale possa essere la strategia migliore. Non a caso anche a Sara ho chiesto se l'atteggiamento degli investitori è cambiato, modificato, con quale approccio si sono avvicinati a vari strumenti, opzioni, insomma, quindi la strategia, se lei vuole usare un'altra parola, liberissimo, però insomma, questo credo che vada mirato, no? Poi nelle indicazioni che possiamo dare anche. Assolutamente. I flussi parlano anche da solo, quello che diceva Sara è corretto. C'è un ritorno di amore verso le strategie in delega, quindi di asset allocation, in cui la diversificazione fa da principe e chiaramente per gli investitori, soprattutto per l'investitore medio, questa è una strategia che deve essere costantemente nei propri portafogli, perché la logica è una crescita del capitale sul lungo periodo. Non mi trova molto piacevolmente d'accordo il discorso dei fondi passivi, della presenza dei fondi a bassa gestione, a bassa tracking error, o comunque fondi passivi, che è comunque un trend chiaramente, per un motivo molto semplice, perché in effetti la prima cosa che si fa in un'industria è la guerra dei prezzi, no? Sostanzialmente senza andare a puntare sulla qualità. Chiaramente in momenti in cui c'è pressione sui rendimenti, avere il costo più basso favorisce questo tipo di strategie, che funzionano molto bene nel momento in cui c'è una direzionalità, possibilmente verso l'alto, perché quando è verso il basso chiaramente queste strategie portano delle perdite molto forti per l'investitore. Quindi preferiamo invece noi parlare di gestione attiva, dove oggi magari, o meglio negli ultimi anni, è stata meno in favor per i consulenti o comunque per i bankers nella proposizione alla loro clientela. Crediamo che invece in momenti in cui la volatilità, come abbiamo visto far capolino nuovamente nel corso del 2018, si possa riaffacciare, questo tipo di strategie che ha come missione quello di creare un extra valore corretto per il rischio, sì, possa avere sicuramente maggior successo e anche maggiore soddisfazione per la clientela. Sei d'accordo, Sara? Sì. Sono d'accordo sul fatto che sicuramente le strategie passive, che è un dato di mercato che stanno acquisendo quote del mercato dei fondi, e negli Stati Uniti il trend è ancora più accentuato rispetto all'Europa, probabilmente faranno anche pulizia, nel senso che faranno emergere effettivamente quelle che hanno una qualità attiva importante, perché la strategia attiva, e sono d'accordo, ha senso nel momento in cui si crea questo, certo, valore rispetto a un indice. Se in realtà, e poi avremo comunque modo di affrontare il tema dei costi,
io faccio pagare come attiva una strategia passiva, a questo punto non ci siamo dal punto di vista dell'indirizzo del mercato e quindi è comprensibile che si scelga un prodotto che costa meno. Vedo che è allineato anche il dottor Concorda, De Mauro, assolutamente. Sì, assolutamente. Allora, anche perché, anche perché la gestione attiva va proprio in questo senso. La diversificazione, come diceva Warren Buffett, è per, faccio una forzatura, gli ignoranti, nel senso per chi non conosce, quindi chi non, che fa una selezione attenta di fa i compiti a casa, come dice Warren Buffett, seleziona magari 30-40 titoli in portafoglio al massimo, anche perché come Markowitz nella sua teoria del capital asset pricing model diceva, al 20° titolo successivo che si aggiunge si riduce la diversificazione in termini marginali, per cui già un portafoglio già di 20 titoli offre un'ottima diversificazione se si sa che, certo, cosa si compra. Assolutamente, ovviamente. Sì, se si è consapevoli. Se no? Si perché, è consapevoli, ecco, esattamente. Abbiamo ancora qualche minuto, dobbiamo andare forse un po' più velocemente, però ci sono delle questioni che non voglio assolutamente lasciare in sospeso. Per quanto riguarda Sara e Morningstar, mi piacerebbe capire, a partire ancora dal, come dire, dalla MiFID 2, perché da un po' che non ne parliamo, però insomma, credo che sia importante che gli investitori guardino con attenzione la MiFID 2, sono cominciati ad arrivare i primi rendiconti ex post sui costi proprio previsti dalla MiFID. Cosa, appunto, perché è importante mantenere sempre i riflettori puntati su questo concetto? Sono arrivati i primi rendiconti, pochi a dire il vero, ma ecco, prossimamente dovranno arrivare. Però si può cominciare a fare un bilancio, un primissimo bilancio. Dovranno arrivare. Quello che forse è il messaggio più importante è non sottovalutare l'importanza dei costi. I costi negli investimenti sono l'altra faccia del rendimento, perché vanno chiaramente a ridurre la parte di rendimento che un investitore può portare a casa. Questi report daranno un'idea migliore rispetto al passato di quello che è stato il costo per l'investitore finale degli investimenti. Morningstar dal lato suo ha sviluppato questo indicatore di costo rappresentativo cercando di cogliere l'interezza del costi e non solo ad esempio le commissioni di gestione, che sono sì importanti ma sono solo una componente, e sicuramente da un'analisi che è stata effettuata su 35.000 fondi comuni europei l'interessante è notare come di fatto spesso si arriva a dei costi che sono anche il doppio rispetto alla commissione di gestione. Ad esempio, non so, in prodotti come quelli alternativi abbiamo scoperto che la commissione di gestione è il costo totale per un investitore più che doppio rispetto alla commissione di gestione che siamo abituati a considerare, certo, o a guardare. Va bene, quindi insomma, detto, ne sono arrivati pochi al momento, però arriveranno questi. Arriveranno, è importante guardare perché si ha un'idea di quanto si è speso per il proprio portafoglio e per il servizio di consulenza che si è avuto. Invece, dottor De Mare, nella puntata precedente, quando lei ci è venuto a trovare, avevamo parlato molto di investimenti sostenibili, quindi collegati anche a quelli che sono i cambiamenti climatici, e l'avevamo detto insomma che è un tema da non sottovalutare, anzi che sarà sempre più presente quando si parla di investimenti, siccome effettivamente siamo stati in quello lungimiranti, ma insomma, certo, era abbastanza palese, i cambiamenti climatici devono sempre essere tenuti in considerazione quando si parla di investimenti. Mi piacerebbe che lei facesse un piccolo resoconto, insomma, magari a distanza di un mesetto e mezzo da quando ci siamo visti, e quali tipi di aziende sono più esposte o meno al concetto di cambiamento climatico? Certo, beh, sicuramente il tema del clima, nell'impact investing, come si dice generalmente, è un elemento che le società di gestione attive come la nostra stanno tenendo sempre più in considerazione. Forse solo per il momento in cui uno valuta questo tema con le famose 2C che dicevo magari la volta scorsa, da un lato convenienza di marketing, sì, cioè si può andare in questo senso perché oggi è un tema abbastanza, diciamo, comune, ma crediamo che sia più la seconda C che vada tenuta in considerazione, che è quella della convinzione. Convinzione perché riduce i rischi nella selezione dei titoli che uno inserisce nei propri portafogli. Oggi si parlava di un potenziale diciamo impatto sulle aziende, sulle blue chips, di circa 1.000 miliardi se non tengono in debito conto di come la loro attività possa impattare da un punto di vista climatico. Al di là del, diciamo, rumore mediatico che ci possa essere in questo senso, basta ricordare qualche tempo fa Leonardo DiCaprio con il suo Before the Flood, il documentario che aveva insieme a Obama anche discusso negli Stati Uniti, uno degli americani che va, diciamo, un po' contro quello che può essere l'ultimo mood
diciamo, dell'attuale presidente, no, in questo senso. Però, come diceva, per ritornare alla sua domanda, qual è l'impatto che queste aziende possono avere se non rispettano, comunque se non si fa attenzione anche nella selezione di queste però aziende? Si prende in considerazione che è un tema necessario, sì, cioè assolutamente. Basti pensare che la siccità in California ha fatto fallire una società, quindi questo è un tema. Oppure nel North Carolina, Smart Falls, l'uragano Florence ha impattato gli impianti, o Baxter International per un uragano che c'è stato in Porto Rico ha avuto problemi di approvvigionamento, diciamo, della propria produzione. Quindi sono tutti elementi che, da un punto di vista, diciamo, di localizzazione anche delle stesse aziende, a tenere presente. Quindi al di là di quello che può essere l'impatto chiaramente che ciascuna azienda nella propria produzione può avere sull'ambiente, è anche chiaro guardare se opportunamente queste aziende hanno una localizzazione tale che in qualche maniera le permette di non subire degli impatti che il clima, certo, ai mesi sta, come abbiamo noi tutti notato, diciamo, quindi attenzione, perché i rischi sono alti, non è che si parla di decisioni alti che si possono prendere o meno in base alla sensibilità di ciascuno, no? È proprio un rischio effettivo economico. Mezzo punto percentuale di innalzamento climatico significa per alcune aree scomparire dalla faccia della terra. Quindi immaginiamoci, infatti ha portato degli esempi estremi, però che comunque sono reali. Danno l'idea, assolutamente sì. Allora, siamo quasi in chiusura, ma rubiamo un paio di minutini, lo dico sottovoce, sì, però giusto per arrivare a conclusione. Allora, Sara, secondo le analisi di Morningstar, i costi dei fondi attivi stanno scendendo in Europa, domanda, e poi in Italia, perché anche questo è un tema su cui spesso torniamo e quindi mi piacerebbe capire anche con te. Sì, c'è una buona notizia, sono scesi. Dopo la crisi finanziaria del 2008, le nostre analisi hanno rilevato che i costi della gestione attiva sono in discesa in tutta Europa e anche in Italia, anche se in realtà bisogna dire che l'Italia rimane decisamente più cara rispetto al resto d'Europa. Questo grafico ci illustra bene come è stata la discesa dei costi dei fondi azionari attivi dal 2008 ad oggi, e quindi questo è un aspetto positivo. Teniamo conto, e si parlava prima di guerra dei prezzi, di competizione sui prezzi, che la parte, diciamo, di strategie passive non è stata alla finestra. Anche su questo fronte ci sono state delle riduzioni di costi, quindi diciamo che il tema del pricing dei prodotti finanziari rimarrà un tema caldo, che la direzione è quella della discesa e che la diversificazione degli asset manager poi dovrà per forza passare da altre leve. Benissimo, in conclusione, sempre tornando sul clima, dottor De Mare, è direttamente proporzionale la parola clima allo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Proprio recentemente se ne è parlato, perché ci sono degli obiettivi da raggiungere, no? Quindi questi temi sono rilevanti per gli investitori? Cioè, sì, immagino che la risposta sia questa, certo, però quanto sono recepiti? Poi torniamo anche un po' al discorso che facevamo poco fa. Beh, alcuni più degli altri, sono 17 temi che sono stati siglati da 193 paesi tempo fa, tra cui la riduzione della fame nel mondo, della povertà, o chiaramente l'attenzione all'impatto ambientale, come si diceva prima. Alcuni temi, certo, sono più in auge rispetto agli altri, magari meno, come dire, meno noti, o comunque possono essere quelli relativi alla diciamo uguaglianza da un punto di vista di gender e di diversità, perché chiaramente quello rimane sempre un po' un elemento su cui si va a porre meno attenzione, anche se chiaramente questo diventa importante. Alcune aziende come Etsy, per esempio, che è un'azienda che ha una piattaforma online dove la produzione, diciamo, di beni è fatta da artisti, ma soprattutto l'83% delle aziende sono donne che producono questi oggetti, certo, o questi elementi che vedono su questa piattaforma. Quindi un'azienda che in termini di gender, per esempio, è molto, molto aperta in questo senso. Va bene, allora Sara Silano, ci rivediamo tra un mesetto. Come sempre, esatto, un mese esatto, primo mercoledì del mese con Market Star. Dottor De Mare, ci vediamo prestissimo. Mi auguro di sì. Anche perché, ripeto, sono temi di cui si parla poco e invece dobbiamo parlarne di più. Quindi, insomma, mi piacerebbe che insieme alle fonti, certo, si mantenesse, diciamo, un po' di stabilità. Continuità. Anche su questi temi. Grazie mille al dottor De Mare di Alliance Bernstein e Morningstar Italy, naturalmente Sara Silano. A tra un mese con Market Star. Invece, per quanto riguarda la programmazione delle fonti TV, continuiamo con l'analisi di mercato dopo la pubblicità.